Maurizio Landini, segretario generale della FIOM CGIL, oggi in Friuli a Tolmezzo, innanzitutto in uno stabilimento tra i più efficienti del gruppo Fiat. Cosa ha raccontato ai lavoratori e cosa le hanno raccontato? Nell'assemblea è emersa una situazione difficile sulle condizioni di lavoro, cioè c'è stato in questi anni un peggioramento delle condizioni di lavoro, un aumento dei carichi, un aumento dei turni. E da questo punto di vista la domanda era anche cosa si faceva al sindacato. È emerso il problema delle pensioni, dell'innalzamento dell'età pensionabile, è emerso il problema anche dei giovani che sono stati assunti con contratto tutele progressive ma che sono licenziabili e che hanno chiesto cosa abbiamo intenzione di fare. Allora su questo noi abbiamo da un lato detto che come CGIL, quindi non solo come FIOM, abbiamo messo a punto una nuova proposta di statuto e pensiamo che bisogna fare anche dei referendum abrogativi per cancellare delle leggi sbagliate, chiederemo il loro parere, il loro consenso e il loro sostegno. Poi abbiamo discusso della situazione che c'è nel gruppo, perché proprio ieri ci sono stati incontri a Roma dove anche la FIOM è stata informata di quella che è l'erogazione dei premi che il gruppo dà. Quello che emerge è che l'uscita del gruppo dal contratto nazionale in realtà ha fatto mancare dei soldi. Oggi un lavoratore della Fiat prende mediamente 75 euro al mese in meno di qualsiasi altro metalmeccanico e anche le cifre che sono state indicate, che sono diverse da stabilimento a stabilimento, qui ci sono tre fasce, si dovrebbe prendere tra i 1.200 e i 1.600 euro per la fascia più alta, ma il grosso prenderà tra i 1.200 e i 1.300 euro. In realtà, se uno fa il conto di quello che in questi anni il gruppo non ha dato per contratto nazionale che doveva dare, in realtà la differenza reale è di circa 250 euro. E da questo punto di vista è emerso ed emerge dai lavoratori che per lo sforzo che stanno facendo, per il lavoro che stanno compiendo, per la turnistica che stanno facendo, naturalmente siamo di fronte al fatto che l'azienda si incamera molto della loro ricchezza e non la redistribuisce ai lavoratori. E noi proprio come FOM abbiamo chiesto che è necessario invece che si apra un confronto, anche perché la forza di stabilimenti come questo della Magneti Marelli è che lavorano non solo per la Fiat, per FCA, ma lavorano per molte imprese, mentre i progetti e i programmi di FCA continuano ad essere un po' preoccupanti, perché gli obiettivi il dottor Marchionne li ha spostati al 2020, perché in Italia ci sono stabilimenti che lavorano come la Sevel e Melfi, ma ci sono tutti gli altri dell'auto che sono ancora in cassa integrazione e che se non ci sono nuovi modelli e una ripresa seria degli investimenti c'è il rischio in futuro che ci sia un ridimensionamento del settore auto nel nostro paese e che di queste cose è necessario che si coinvolga anche il governo. E quindi abbiamo detto ai lavoratori quello che vogliamo fare, li abbiamo invitati a rafforzare la FIOM, a iscriversi, a sostenere, abbiamo invitato tutte le altre organizzazioni sindacali a superare le divisioni, perché queste divisioni, lo dimostra anche la condizione, hanno semplicemente reso più forte l'azienda e indebolito i lavoratori. In sintesi, le proposte per i rinnovi contrattuali del settore metalmeccanico in generale? Noi la trattativa è aperta, abbiamo chiesto di introdurre una contrattazione annua del salario, di fare come fanno in Germania, abbiamo chiesto per il 2016 un aumento del 3%, abbiamo chiesto di intervenire per ridurre gli orari di lavoro, abbiamo chiesto una riforma dell'inquadramento, di introdurre il diritto alla formazione e abbiamo anche chiesto di regolare il sistema degli appalti e di fare in modo che dentro le imprese metalmeccaniche tutte le forme di lavoro, comprese le partite IVA, abbiano gli stessi diritti. E abbiamo anche proposto un sistema di sanità integrativa e di pensione complementare che riguardi non solo i lavoratori dipendenti ma anche i suoi familiari e che riguardi in questo caso anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in modo da garantire determinati diritti. Non è facile perché le risposte di Federmeccanica vanno in un'altra direzione. Federmeccanica non vuole più dare aumenti sul contratto nazionale di lavoro e pensare che c'è solo la contrattazione aziendale in un paese dove più del 50% dei lavoratori lavora in piccole e medie imprese non è accettabile e soprattutto rilanciare anche il salario vuol dire rifar partire l'economia e gli investimenti. E quindi è una trattativa difficile che si presenta, è importante perché di nuovo la FIOM al tavolo c'è, perché ha dimostrato in questi anni di essere ancora il primo sindacato in termini di voti e di iscritti e noi pensiamo che attraverso lo scontro e la discussione che ci sarà, la trattativa, sia necessario ricercare un'intesa facendo modificare le posizioni di Federmeccanica, che se le mantenesse
significa rendere difficile il rinnovo, e noi invece pensiamo che il contratto nazionale è uno strumento insostituibile per la tutela delle persone, e quello si sta dimostrando anche in Fiat, che senza il contratto nazionale stanno peggio e sono più deboli. Ultima battuta, siamo in Friuli Venezia Giulia, terra della vice segretaria del PD, cosa si sente di dirle? Ma guardi, penso che il PD, che ha il segretario e attualmente il capo del governo, sta facendo delle politiche sociali sul lavoro che sono sbagliate, che vanno contro gli interessi e i diritti del lavoro. Avevano venduto che questo Jobs Act riduceva la precarietà, estendeva gli ammortizzatori sociali. In realtà i dati dimostrano che non sta né crescendo l'occupazione in modo sensibile, perché raccontare che è aumentata di 100.000 posti un paese dove abbiamo più di 3 milioni di disoccupati, dove abbiamo milioni di persone che non cercano più lavoro, il 50% dei giovani che se ne sta andando da questo paese, vuol dire che non è quella la strada. Quindi semplicemente dirgli che su questi temi, così come sulle pensioni e sulla necessità di modificare le pensioni, le scelte che il governo sta facendo non hanno il consenso della maggioranza di questo paese, che sarebbe utile che la smettessero di pensare che decidono tutto da soli, senza alcun confronto e senza alcuna discussione, che per quello che riguarda la CGIL noi non abbiamo nessuna intenzione di accettare la cancellazione dello statuto, anzi noi lo vogliamo rinnovare ed estendere davvero a tutti i lavoratori, a tutte le persone.